Il 1644, un anno che rimarrà nella storia, poiché recentemente il fisico Evangelista Torricelli ha sciolto i dubbi che da anni dividevano la comunità scientifica, scoprendo la pressione atmosferica e, tramite questa, la presenza del vuoto sulla Terra. Siamo riusciti ad ottenere un'intervista esclusiva. Parola al nostro inviato, direttamente dal laboratorio dove si è svolto l'esperimento. Buongiorno, signor Torricelli. Sono qui per farle qualche domanda riguardo alla sua recente scoperta scientifica. Buongiorno a lei, chieda pure. Bene, come prima domanda vorrei chiederle come ha svolto l'esperimento. Ho preso una vaschetta e un tubo di vetro dell'altezza di 1 metro e del diametro di 1 centimetro e li ho riempiti di mercurio. Ho immerso la parte aperta del tubo nella vaschetta e ho notato che il mercurio scendeva, ma non completamente, si fermava all'altezza di 760 mm. E a che conclusione è arrivato? Ho dedotto che il peso dell'aria che premeva sul mercurio fosse uguale a quello della colonna di mercurio stessa rimasta nel tubo. Quindi con dei semplici calcoli utilizzando la legge del mio collega Stevino, sono arrivato alla conclusione che la pressione dell'atmosfera fosse di 1,013 per 10 alla quinta Pascal. Perché ha utilizzato proprio il mercurio e non altri materiali più comuni come l'acqua? Ho deciso di utilizzare il mercurio perché l'acqua ha una densità molto minore rispetto a quella del mercurio e quindi avrei dovuto utilizzare una colonna alta quasi 10,3 metri, molto più alta, quindi sarebbe stato un lavoro più difficoltoso, quasi impossibile, ecco. Peraltro, per il corretto esito dell'esperimento, lo spazio che rimaneva vuoto nella colonna doveva avere una pressione quasi nulla. E questo effetto ho potuto ottenerlo solamente con i vapori di mercurio rilasciati appunto dalla colonna di mercurio in questo spazio che appunto è risultato vuoto, effetto che chiaramente non avrei avuto con l'acqua. Grazie per il tempo che ha speso per parlare con me, signor Torricelli. È stato un piacere. Grazie a lei dell'interesse.